Eravamo rimasti qua. Devo entrare in questo buco dopo aver ammazzato quei cosi strani con l'occhio grosso. E strisciamo in questi buchi e vediamo dove saltiamo fuori. Ok, siamo sopra, bene. Ora posso buttare giù questo coso e così dopo fare il giro sarà più breve, ammesso che io debba rifare il giro. È una cosa lunga spingere sto coso. Adesso alleniamo queste piante. Anche te. Yeah, power. E proviamo. No. Mi sa che devo dare fuoco a sto coso, ma. Allora. Qua. No. Qua. Ecco. Andiamo verso. No, ho sbagliato. Sali. Ho la sensazione che non farò in tempo. Vaffanculo, non ho fatto in tempo. Allora, facciamo le cose fatte bene. Vabbè, è importante che salto bene dopo. Allora. Hop. E giù. Insta falling nell'acqua. Beh, meno male che c'era l'acqua sotto. Ci sono. Ah, sono i tre fratelli che il tipo ha tradito. Allora, devo killare prima il 2, che è questo, immagino. 2, 3. 3 dovresti essere tu. E tu sei lo stronzissimo 1. Yeah! Se tiro fuori. Ah no, ok. Vi ha tradito il vostro fratellino. Siete tutti abbastanza traditori, vedo. Queen Gohma. Boh. Ah, colpiscila quando è stordita. Vabbè, immaginavo di non doverla colpire quando mi stava stuprando il culo. Spariti. Tagliamo un po' d'erba. Giardinaggio vecchia scuola. Non è il rumore di una pietra, sembra più il rumore di una cosa metallica. Giro giro tondo, andiamo di qua. E mi sa che c'è il boss adesso. Quella cosa là in alto. No, quella cosa. Alla fine non si può scambiare su con giù, insomma, invertire l'asse. Peccato, è scomodo. Ok, ho girato dappertutto, ho preso tutto, quindi possiamo andare ad affrontare il boss. Video in HD graphics, chiuso dentro. Rumore inquietante. Molto inquietante. Ok, quell'occhio si muove. Quella cosa là. Ok, non mi cade in testa. Why not? Proviamo a dargli un colpetto. Se lo vedo. No, aspetta, dov'è? No. Dove cazzo sei? Ah, quello. Ah, ok. Non è normale. Ok, cosa fa? No. Pensavo sparasse tipo un raggio laser dagli occhi. Ok, il suo occhio è vulnerabile quando è rosso. Adesso è rosso. Aia! Stronzo! La fionda? No, chiude l'occhio. Bastardo! Smetti di chiudere l'occhio. Adesso è rosso, ok, via.
Come hanno detto i tuoi amici traditori, ti legno quando sei stordito. Ok, no, quello non doveva succedere. Dove è andato? È sparito, proprio. Oddio, cosa sta... No, fa le uova! No! No, smettila di fare le uova! Ah, si schiudono! No, no, aia! Thank you! Dove cazzo... Aia, no! Ah, rimane uno. Toh, stai fermo lì. Comoda sta cosa che immobilizza. Dov'è? Ah, ecco. Allora aspettiamo. Bellissimo! Non pensavo funzionasse. No, no, dove vai? No, fermo, torna qua. Fermati. No, non fare le uova. Stronzo. Non c'è modo di fermarlo. Ma che? Ah sì, cazzo! Bellissimo! Sì, se lo colpisco. E muori? Ok, bastava chiedere. Sei un essere strano e brutto. E scompare nel niente come i mostri di Final Fantasy. Yeah! Boss defeated! Un cuore. E andiamo a 4. Devi riempirmelo almeno. Ah, ok, sì, lo fa. Andiamo nella magica luce che ci teletrasporterà fuori. Anche perché fare tutto il giro, sai che palle. E la fatina sempre dietro. Well done, Panda! Bravo! Hai fatto un bel lavoro! Ma che cazzo parla? Sì, va bene. Lo sapevi e allora... Sei bravo. Tuttavia! Ma mi piacerebbe dirgli no, però... Dai, diciamogli di sì. Ok, sarà Ganondorf, ok. Il cattivo di penso tutti gli Zelda, o comunque la maggior parte. Che cammina nel fuoco, cammina, cavalca. L'uomo cattivo. Di Evil Man, proprio è l'uomo cattivo. Ok. Se vuole trovare lì la Triforza, che è la cosa del potere. Prima che esistesse tutto, le idee dorate arrivarono sul caos che c'era. Din, quella del potere, the power. Farore, ma cazzo ti chiami? Ma se non esisteva niente, chi è che ha dato, chi è che gli ha dato il nome? Sono date il nome da sole, così. E una di loro ha scelto di chiamarsi Farore, perché ha pensato che fosse un bel nome. Va bene. Din, don dan. What strong flaming arms? The Spirit of Love, quello di Tekken immagino. Chissà se era Forest o Marshall. Ah, era ricca lei. No, ok, la smetto di dire stronzate. Sono adorate davvero però. Ah, hanno fatto un botto e sono diventate quella cosa lì. Il simbolo della constatazione amichevole.
Beh, giusto, tre dee, donne, il simbolo, il triangolo. Mi sembra abbastanza giusto. Non permetterò mai che metta le mani su quella cosa. Prendi un guerriero, qualcuno di cazzuto, non un bambino, se gli dai una missione così, insomma. What? E quindi io pensavo di salvarti la vita, invece muori lo stesso. Vabbè. Ah, si è proprio seduto comodo. Sì, capo, vado al castello a incontrare la principessa del destino. Prendi questo sasso e tiraglielo in testa. Era figo se vedevi Link che saltellava per provare a prenderlo, il sasso volante. Mio, mio, lo voglio. The Kokiris Emerald. Addirittura. Navi la fata. Aiutalo. Aia, parla molto piano, mi sa che adesso schiatta. E sta schiattando! Bene, io sono l'ultimo essere che l'ha visto vivo, e quando sono arrivato era vivo, quando vado via è morto. Potrebbe darsi che mi daranno la colpa. Sì, goodbye però. Vabbè, ciao. Lol. Ecco, infatti mi danno la colpa, lol. Ma non sono stato io, va bene. Allora sono stato io. Ma non sembra prendersela tanto alla fine. Ah, come hai potuto? E poi se ne va proprio, sparisce nel nulla. No, non c'è, vabbè. Andato. Quindi adesso me ne vado per sempre dal villaggio. Vabbè. Fatti i cazzi tuoi. Ma fatti, cosa te ne frega a te dove vai al castello? Ci devi andare te? No, allora. Salve. Niente, morirò allora. Sì. Sì, me ne sto andando. Tante saluti, wayou. Sgamato! Ah, ma qua tutti sanno tutto. Ah, lo sapevo che facevi questo, lo sapevo che facevi quell'altro. Sono tutti fighi. Saremo amici per sempre. Frenzonato subito. Ma non ho capito, è maschio o femmina sto coso? Cioè... perché non sembra avere le tette, però ha una gonnellina, però anche Link ha la gonnellina, o no? No, i pantaloni Link. Allora è donna. Beh, intanto abbiamo ottenuto l'ocarina. Non è l'ocarina quella figa del tempo che ti fa viaggiare avanti e indietro, ma... per ora ci accontentiamo. Ok, adesso mi spiega che posso suonare le note con A e C e metterla via con B. Sì. Si allontana per dire ok, strana cosa.
Adesso vado via. Lol, c'è rimasto male. Friendzone level Zelda. O level Link. The Hero Field. Panoramiche così, per farti vedere la ultra mega grafica. Che poi magari ai tempi c'era anche figa. What? Cazzo vuoi? Sì, e tu saresti? Ok. Non posso tagliare questo discorso. Ma tu che ne sai? Ma non capisco perché questo gufo sa cosa devo fare. Cioè, chi è questo gufo? Cioè, ok, mi spieghi cose base che magari mi potevi spiegare all'inizio gioco. Guarda la mappa, cioè. Come usare il menu. Ormai ho già fatto il primo dungeon, cioè erano cose magari da sapere, però ormai le ho capite da solo. Sì. Va bene, ci vediamo in giro. Ciao, gufo. Stranamente grosso e sveglio di giorno. No. Allora, qua a destra c'è il coso brutto e io lo lascio stare. Vogliamo leggere il cartello? Lolo Ranch. Quasi quasi ci faccio un giro, no?